Va ora in onda Amore Azzurro, speciale Di Maro. Amore Azzurro è offerto da www.ulifereporter.it. Complesso Mirabilia 2 Village, mirabilia.com. Concessionaria Peugeot Mida Cars. Poldo Takeaway Pub. Abbigliamento uomo-donna Slacks. Laboratorio Creativo, quarto Napoli. Carpe Diem Metro Pizza. Autonautica Epomeo, organizzato Renault Dacia. Pizzeria Porzio. Arredamenti in Prota. Ehi, ma come mai scatti tutte queste foto? Semplice, perché ci guadagno. Ci guadagni? E come? Le carico su www.ulifereporter.it e tramite questa piattaforma le vendo ai giornali oppure a chiunque sia interessato. Grandioso! Quasi quasi mi iscrivo subito. Ho tantissime foto, video e audio stupendi. Magari riesco a mettere da parte i soldi per le vacanze. www.ulifereporter.it, la community che ti permette di guadagnare con i tuoi media. Iscriviti, è gratis. Non porre limiti alla fantasia. Chiudi gli occhi e comincia a sognare. Questo è il mondo di Mirabilia, l'universo dove tutto è concesso, tranne annoiarsi. Complesso Mirabilia 2 Village è ristorante, pizzeria, piscina. Ideale per le tue feste private a bordo piscina o al chiuso e party a tema. Potrai assaporare ottima cucina casereccia su prenotazione con menù a prezzo fisso a 15 euro. Mirabilia, a Quarto Napoli, via Lenza Lunga 6A. Per info e prenotazioni 081 806 3502, 338 564 7236, www.mirabilia.com. È in funzione la piscina. Rilassati con un bagno e un drink. Per una serata con i tuoi amici, nulla di meglio di Poldo Takeaway Pub. Panini di tutti i tipi e per tutti i gusti, con patate chips e stick olandesi fresche. Poldo, anche per la tua bistecca di carne chianina entrecot italiana e contorni con verdure fresche nostrane. Poldo, panini e saltimbocca per celiaci. Prenota la tua festa privata da noi. Panino, patatine e bibita a 8 euro a persona. Poldo Takeaway Pub, via delle Pomeo 430. Telefono 081 766 38 46 oppure 081 060 85 32 e in via Giulio Cesare 85, telefono 081 239 13 67. Aperto tutti i giorni con consegna a domicilio. Telefona, ordina e ritira senza attesa. Poldo Pub, siamo anche su Facebook. Poldo, take away your pub. Vestire alla moda, vestire trendy. Slacks, Slacks. Abbigliamento uomo-donna Slacks. Presso i nostri punti vendita, saldi con sconti eccezionali fino al 50%, tutto delle migliori marche. Slacks, abbigliamento uomo-donna, via Epomeo 182 183 184 Napoli, telefono 081 728 17 59. Siamo anche su Facebook e Instagram. Slacks, per il tuo vestire alla moda. Sabato sera voglio andare a mangiare una buona pizza. Perché aspettare? Carpe Diem ha delle offerte incredibili. Da lunedì al mercoledì, stessa qualità a prezzi più bassi. Da Carpe Diem, un metro di pizza margherita più 20 pezzi di frittura, più una Pepsi da un litro e mezzo a soli 16 euro. Da Carpe Diem trovi anche pizza, frittura, bruschette e dolce senza glutine. E per la tua festa, menù pizza e antipasti mare terra a partire da 12 euro. Carpe Diem Metro Pizza, a Pianura in via Montagna Spaccata 427. Telefono 081 726 0478 ed in via Staffetta 127, Parco del Lago 2, Lago Patria Giuliano. Telefono 081 509 66 54. Consegna a domicilio. Carpe Diem, cogli l'attimo, quasi dimenticavo, da Carpe Diem, maxi schermo per seguire insieme le partite del Napoli. Dal 1979 abbiamo messo la nostra esperienza al vostro servizio. Autonautica Epomeo, organizzato Renault Dacia, vendita auto nuove e usate e assistenza con personale qualificato. Autonautica Epomeo è anche noleggio a breve termine di auto Renault e Dacia con tariffe a partire da 21 euro al giorno, minimo una settimana. Visitate il nostro showroom. Autonautica Epomeo, via Epomeo 261 Napoli, telefono 081 766 2549. Aggiungi un like alla nostra pagina Facebook. Autonautica Epomeo, tanti ci hanno già scelto perché teniamo fede ai nostri impegni. Pizze classiche, pizze speciali, eccezionali, uniche, Pizzeria Porzio. Il giusto equilibrio tra la pizza classica napoletana e le sue innovazioni, nei sapori e nelle forme, utilizzando prodotti di prima qualità. Pizzeria Porzio, dove trovi la pizza per tutti, per celiaci, vegani, con farina integrale o multicereali. E tutti i giorni a pranzo trovi anche vari menù con primi e secondi. Pizzeria Porzio, via Cornelia dei Gracchi 27, Soccavo Napoli, telefono 081 241 2142. Porzio, pizza Saioli, si nasce!
Vuoi cambiare il tuo arredamento? Stai per sposarti e vuoi arredare la tua casa con mobili di qualità a prezzi da sogno? Vieni da me, da Arredamenti in Prota. Ti propongo un'offerta sorprendente. Una cucina Berloni completa di elettrodomestici con lavastoviglie e forno a microonde, più camera da letto della Spar con contenitore compreso di materasso ortopedico e due guanciali, parete attrezzata della Spar, più un comodissimo divano in pelle, più un tavolo in vetro allungabile e quattro sedie in ecopelle. Il tutto a soli 7.950 euro, pagabili fino a 72 mesi. E in omaggio un televisore 40 pollici. Ti aspetto, anche solo per un caffè. Arredamenti in Prota. Via Domenico Padula 147, Pianura, Napoli. Telefono 081 588 6008. Arredamentiinprota.it. Seguici anche su Facebook. Arredamenti in Prota. La scelta vincente. Attenzione, Mertens, 1-2, Hamsik, rete, stavolta non sbaglia Hamsik, 1-1, esplode il San Paolo. 2-2, insieme c'è Cappallonetto, rete incredibile, capolavoro al Bernabeu, Napoli in vantaggio. Ancora Mertens! Col cucchiaione, poker di Mertens, mamma mia! E 7 in una settimana! 7 gol in 7 in una settimana! Ma di che parliamo? Fermatelo! Padre di Dio! Fermatelo! Radio Amore presenta Amore Azzurro, speciale Di Maro. Collegamenti in diretta con tutte le ultime notizie dal ritiro del Napoli. Conduce in studio Lello Delgro. Inviato a Di Maro, Claudio Zelli. In collaborazione con calcionapoli1926.it. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi all'ascolto di Radio Amore e Radio Amore ai migliori anni. Buongiorno a coloro che ci seguono sulle varie app, sullo streaming audio sul nostro sito e chiaramente anche in diretta video su Facebook. Buongiorno da Lello Delgro, comincia un'altra puntata dello speciale Di Maro del nostro programma Amore Azzurro. Salutiamo Daniele Romano al di là del vetro, mentre lui si preoccupa di chiamare il nostro primo ospite della giornata. Insomma, il mercato del Napoli pare che sia in fermento, insomma Berenguer pare che sia prossimo ad arrivare, Giaccherini dovrebbe andare via e quindi andare al Genoa, mentre invece c'è ancora un problema per Zapata al Torino, Strinic potrebbe andare al Galatasaray. E insomma ci sono delle novità, insomma ci sono delle novità. Paoletti che pare essere un elemento interessato da parte dell'Udinese, ma ne parleremo ampiamente nel corso della trasmissione più tardi quando ci collegheremo con Di Maro, con Claudio Zelli. Adesso invece mi collego con Gaetano Imparato, Gazzetta dello Sport. Gaetano, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti, ciao. Sei riuscito poi a svegliarti? Sì, mi sono svegliato fra 10 minuti. Me l'hai detto pure prima. Gaetano, allora parliamo un attimo di questo ritiro del Napoli. Insomma, è un ritiro, erano anni che non c'era questa atmosfera, questa gioiosità, questo il piacere di stare insieme tra i calciatori, l'allenatore, il pubblico, che te lo dico a fare. Però ecco, anche i calciatori che si sono tagliati le ferie, questi nazionali che hanno fatto una settimana di ferie in meno per cominciare tutti quanti una stagione sulla quale probabilmente hanno messo, diciamo, un bel pensiero finale. Che ne dici? Sì, no, a me piace moltissimo questa atmosfera. Mi piace moltissimo il fatto che i calciatori siano sensibili a queste cose, al richiamo della città, del tecnico, ed è un chiaro merito dell'allenatore riuscire a fare questi esploit al gruppo che ha creato. È anche un gruppo comunque di ragazzi per bene, motivati, e quindi sono sostanzialmente tutti verso una direzione. Mi piace moltissimo questo, mi piace moltissimo l'atmosfera di Di Maro. Non mi piace quando chiunque esso sia, non tanto il Napoli non lo fa, i giocatori non lo fanno, ma mi sembra anche l'oggi lo faccio, parte dal presupposto questo è l'anno, perché se noi facciamo un gioco e ritorniamo indietro col calendario, con i risultati dell'anno scorso e via discorrendo, dopo 7 giornate, dopo 8 giornate
saremmo a spararci letteralmente in bocca contumeli, critiche, sì, delusioni e cose varie, perché abbiamo fatto un ritiro così bello, così gioioso, questo è l'anno, come se fosse come andare sul pullman, stacchi il biglietto, lo fai, poi vai dal controllore, te lo fai bucare e alla fine arrivi a destinazione. Questo non è. Tra l'altro, un'altra cosa che va sottolineata sempre, ci sono grandi club che si stanno rinforzando. Quando si rinforza il Napoli lo fa bene e comunque arriva un passo dallo scudetto, quando lo fanno gli altri spesso e volentieri succede anche che si trovino per strada delle strade in discesa che il Napoli mi pare non avere mai acchiappato, non certo per colpa sua e dei meriti suoi, ma per le stranezze del calcio. Quindi contentissimo dell'euforia, se è un'euforia intelligente e se è un'euforia mirata all'ultima giornata di campionato, alla fine della stagione, per tirare le somme allora. Se già partiamo col fatto che questo è l'anno in cui abbiamo vinto lo scudetto non mi sta bene, anzi mi incazzo tutto. Beh, senti, a proposito appunto di queste squadre che si stanno così rinforzando, dobbiamo dire che chi lo sta facendo è solamente ed esclusivamente il Milan. Se vogliamo parlare delle altre, la Roma si è indebolita e non poco, secondo me, perdendo due perni importanti lì a centrocampo. Si è indebolita e in difesa, si è indebolita secondo me la Juve perdendo Dani Alves e Bonucci. L'Inter è ancora in fase di costruzione, la Fiorentina sembra essere una squadra in disarmo, avendo perso tanti elementi importanti e probabilmente continuerà a perderli. Insomma, l'anno prossimo che griglia di partenza tu prevedi? No, io non vedo una Juventus, certo, sulla carta, giocando come facciamo noi in estate, come se fosse il calcio Panini con le figurine. In teoria la Juventus non si è rinforzata. Penso che qualche altro colpo lo faranno, hanno pescato anche comunque in club importanti in zone del campo avanzate dove prima avevano qualche problema e che Higuain non li ha risolto. E quindi secondo me la Juventus non è meno forte dell'anno scorso. Sono d'accordo con te il discorso sul Milan, va detto anche che bisogna capire quanto sarà bravo Montella ad assemblare subito. Montella è un ottimo allenatore, bisogna vedere i tempi che avrà a disposizione per assemblare tanti giocatori in una certa maniera e fare il calcio che vuole lui. D'accordo con te con la Roma, vedremo se alla fine del calciomercato non farà qualche colpo che più o meno riassesta le vecchie situazioni. Sull'Inter c'è un acquisto importante che riguarda Spalletti. Non è che sia è un buon allenatore, forse secondo me sicuramente sopravvalutato, ma è uno di quelli che si incacchia con la società, con i giocatori e con gli altri se non riesce ad arrivare dove vuole arrivare, cioè nel senso di far fare un salto di qualità alla squadra. È un bel dubbio perché l'Inter se ne è succhiati tantissimi di allenatori importanti, si è risucchiato Mancini, si è risucchiato Mazzarri che adesso è un ottimo allenatore, se ne è risucchiati tanti altri in passato, non vorrei che facesse lo stesso con Spalletti. Quindi tutto sommato le altre si stanno rinforzando, perciò dico che il Napoli se si mette su un binario e fa un piccolo salto di qualità in confronto all'anno scorso nella fase difensiva, cosa che dico da sempre, ha davvero buone possibilità di restare in corsa fino all'ultima giornata del campionato. Perché tornando alla domanda di prima, tutto bello, tutti euforici e io per primo sono contento, sono felice di vedere la gente felice, la squadra e via discorrendo. Però ricordiamo che così come abbiamo ripreso, il Napoli ha ripreso così come aveva lasciato, cioè con lo stesso entusiasmo, queste cose, dobbiamo ricordarci che il Napoli ha ripreso dove aveva lasciato, cioè fuori dalla corsa al campionato contro la Juventus da uno o due anni prima che finisse il campionato, cioè da un bel po' di settimane, di giornate, che è andato a dare il tuo a Real Madrid facendo una bellissima figura, ma ne è uscita fuori con un 3-1-3-1 che è un sembra dando un prefisso telefonico. Quindi tanti applausi, tante cose, io vorrei che si ripartisse da tanti applausi, tante cose, ma con qualcosina in più e quindi con un salto di qualità un po' visibile. L'ultimissima, c'è un problema portiere, Gaetano, secondo te? No, problema no, c'è un nodo da risolvere. Il problema è se fosse una cosa che porta handicap al Napoli. Quindi il Napoli ha da scegliere tra un grande portiere quale Reina, che l'anno scorso ha dato anche lui tantissimo, certo qualche parata l'ha fatta, ma ha fatto parate importantissime e due o tre vittorie sono ascrivibili a lui. Certo. C'è un nodo da sciogliere, che i nodi si sciolgono perché finiscono dei cicli, e quindi come lo sta cercando di risolvere De Laurentiis senza farsi strattonare dalla giacca e senza per essere preso tra virgolette estorsioni, cioè da spinte, e col giocatore che comunque vuole rimanere a Napoli lo vuole assolutamente Sarri, io penso che la soluzione sia quella giusta. L'importante è andare a pescare un erede di Reina che sia degno del Napoli, delle competizioni che fa, e non puntare così a caso su qualche giocatore da rilanciare o che comunque ha fatto vedere poca roba. In B ci sono dei giocatori e dei portieri bellissimi, bravissimi e importantissimi. Io andrei a pescare là, perché quest'anno in Serie B ho visto gente parare e mi meraviglio come fosse in B, a differenza di altri che parlano nella Serie Maggiore e non parlano. Secondo me in Serie A non possono neanche giocare a flipper, secondo me, come ci sbaglio.
Gaetano, grazie come al solito. Ciao, un abbraccio a tutti. Ci sentiamo prossimamente. Ciao, 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 ciao. Chiudiamo il collegamento con Gaetano Imparato, ricordo giornalista della Gazzetta dello Sport. E allora, mentre dalla regia chiamano Claudio Zelli su in Trentino, leggiamo una notizia che pare essere, l'avevo detto prima, pare essere cosa fatta l'operazione Napoli-Berenguer, lo dice il Corriere dello Sport, almeno così sta scritto, e pare che l'affare sia stato chiuso con l'Osasuna per 5 milioni, insomma più bonus. Dalla regia mi fanno invece segno che non è vero, insomma bisogna metterci d'accordo, perché c'è qualcuno che batte una notizia e dice che è una cosa e l'altro è... Certo, io voglio dire, il Corriere dello Sport è abbastanza dentro le cose del mercato, per cui potrebbe essere una notizia vera. Stiamo chiamando Claudio Zelli, che forse invece che in Trentino si è spostato in Jugoslavia, insomma ecco, adesso mi crea pure il problema giustamente, perché non è pronto. Vabbè, vediamo un attimo. Berenguer al Torino beffato, ah benissimo, benissimo, perfetto. E allora invece in questo momento c'è un annuncio ufficiale che parla appunto, benissimo, parla di Berenguer al Torino beffato il Napoli. Me l'aveva passato me l'avevano passata alla regia, ma non avevo vista. Praticamente l'Osasuna ha annunciato l'accordo per la cessione al club granata dell'ala spagnola Alex Berenguer, 5 milioni e mezzo di euro più un milione di bonus legati al rendimento della squadra di Mijailovic e un altro milione e mezzo sulla futura eventuale rivendita. Benissimo, io non credo che il Napoli sia stato beffato, questo lo dico tra virgolette. Io credo che forse probabilmente, così come altri hanno detto, Berenguer non era un vero obiettivo del Napoli. Ma vediamo che cosa ne pensano lì su Adimaro, dove penso sia arrivata la notizia. Claudio Zelli. Sì, buongiorno, buongiorno Adimaro, 13° giorno di ritiro per il Napoli, tutta mattina che volge al termine, lavoro prima atletico, poi prove di schemi offensivi e poi prove sulla linea difensiva come di consueto ormai qui a Adimaro, però sono in compagnia dell'inviato del Corriere dello Sport Fabio Mandarini, a cui chiedo innanzitutto qualcosa sulle ultime di mercato, perché pare che Giaccherini a direzione Genoa, ormai potrebbe arrivare Berenguer. In ogni caso il Napoli è qualcosa che il Napoli comunque ancora in Claudio Claudio sì, abbiamo sì, sì, ascoltato mi aggiornava anche ecco, appunto sulle ultime di su Berenguer, che è già in arrivo. Però in ogni caso è un Napoli che con un mercato ancora work in progress, anche per completare la rosa, per insomma strappare finalmente dopo tanti anni il tricolore, riportare il tricolore in città. Sì, buongiorno a tutti. Diciamo che la copertina, ovviamente, questo scippo del Torino di Berenguer sì, è un po' inaspettato, perché soprattutto ieri della Brest aveva detto dovrebbe arrivare. Evidentemente il Napoli, come dicevano anche dallo studio, non ha voluto affondare il colpo, perché onestamente per 5 milioni e mezzo di euro, credo che se avessi voluto l'avrebbe preso. Evidentemente hanno ritenuto di non affondare su questo giocatore, probabilmente anche perché c'è il problema di Giaccherini in uscita, che non riescono a portare, penso, sul ringaggio di un certo tipo. Tra l'altro mi è parso anche discretamente attivo in questo inizio ritiro, magari forse cambierà la scena nelle ultime 24 ore, probabilmente stanno pensando, riflettendo di confermarlo, quindi magari hanno mollato Berenguer. È l'unica spiegazione, perché perdere un giocatore per 5 milioni e mezzo di euro non è da male, vuol dire che non l'hanno voluto. È possibile che abbiano fatto delle valutazioni anche di natura diversa, secondo te, avendo già preso un as di davanti per non affollare ulteriormente il reparto, indipendentemente poi da quella che è la situazione di Giaccherini? Sì, però non può essere indipendente da Giaccherini, perché il progetto iniziale era di averne due, quindi un as è Berenguer. Evidentemente proprio perché non riescono a trovare una sistemazione a Giaccherini per i problemi di cui sopra, evidentemente hanno deciso di lasciarlo andare. Almeno penso, poi è una cosa piuttosto inaspettata, quindi dobbiamo lavorarci un po'. No, 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 vabbè, io avevo detto sta cosa, ma anche io avevo letto la notizia dal Corriere che era vicino Berenguer, insomma, poi invece mi è passata la notizia ufficiale di che è andato al Torino, siamo rimasti un attimo, però ecco io... Mi è passata anche io, per la verità. No, ma dico una cosa, lo chiedo pure a Fabio, ma non può essere che Berenguer non fosse un reale obiettivo del Napoli, o pensi che sia soltanto una questione, come dicevi tu, collegata alla cessione di Giaccherini, Fabio? No, io credo che di essere un obiettivo lo era sicuramente.
era questo quello che si diceva da queste parti, quindi non credo che non lo fosse. Probabilmente nelle ultime 24 ore è stata fatta una valutazione diversa. Ripeto, è stata un attimo inaspettata, soprattutto dopo le dichiarazioni che ieri a mezza posta dovrebbe arrivare, aveva detto ieri il presidente. Deve essere successo qualcosa ieri nel pomeriggio, lo avranno lasciato andare per un motivo, dobbiamo capire quale. Sicuramente. Di questa vicenda, poi nel mercato non sono all'ordine del giorno le sorprese, però è chiaro che il Napoli quest'anno recupera con Sivia Milik. È possibile che non dall'inizio, ma in alcune occasioni Sarri opti addirittura per un 4-2-3-1 con i tre folletti dietro Milik, magari in certe occasioni, oppure tu pensi che vada avanti con uno spazio ormai consolitato che sta dando tutti importanti? La seconda, hai detto, non, il 4-2-3-1 può essere una variante, un'alternativa per il percorso, lo schema di partenza, una base qua con il treno si scappa, ma del resto c'è chi dovrebbe cambiare, sta andando talmente bene, non avrebbe senso onestamente, poi rinunciare a metterci in questo momento mi sembra una follia. Beh, io saluterei Fabio se non avete altre curiosità. No, la cosa che ti voglio chiedere, ti prego di mettere a posto l'audio perché ti sentiamo molto basso e lontano. Ok, perfetto. Ok, grazie. Allora continuiamo con te, chiaramente, vediamo se abbiamo, se trovi qualche altro ospite nei tuoi paraggi. Sì, io direi nel frattempo che insomma noi ci organizziamo ancora. Scusami, posso farti una domanda? Sì, sì. Lo avevi ingoiato il microfono prima? Probabile, no, non si sentiva nulla, abbiamo sentito veramente molto male, andiamo avanti. Sì, io direi, se siamo d'accordo, anzi facciamo così, capovolgimento insomma improvviso, anche le sorprese non sono all'ordine del giorno solo nel mercato con Berger direzione Torino, ma anche qui a Di Maro, e sono in compagnia di Antonio Corrado, Di Maro con noi ogni sera qui dalla Val di Sole, ormai un appuntamento consolidato per i tifosi del Napoli che sono qui, che vi vedono live, ma anche perché chi resta a Napoli. Però parliamo di mercato, perché il Napoli perde De Berenguer, che sembrava ormai quasi fatto, che andrà al Torino. È un Napoli che però che è un mercato ancora work in progress. Io ad esempio sono dell'idea, Antonio Corrado, e penso che tu sia d'accordo con me, che al Napoli serva non solo da quest'anno, ma anche per la verità dall'anno scorso, un esterno basso a destra, perché Maggio non è più giovanissimo e soprattutto è un terzino che già di per sé è molto abile nel 3-5-2, nei tagli, poco nei cross. Assolutamente sì, però prima un cappello introduttivo su Berenguer. Io non sono convinto che, cioè, questa operazione mi lascia tanti dubbi, perché trovo strano che Cairo abbia fatto una scortesia del genere a De Laurentiis, considerati i rapporti commerciali che ha con De Laurentiis, deve ancora incassare gran parte dei 25 milioni come il corrispettivo per l'acquisto di Maximovic, tra l'altro c'era in piedi un'altra trattativa con Zapata, quindi una scortesia del genere non mi convincerebbe, per cui darsi pure che una strategia è stata fatta un'operazione a tre, quindi ci andrei un attimino cauto, vorrei capire un attimo bene le dinamiche di questa operazione per poi dire effettivamente sì, Berenguer è un giocatore a tutti gli effetti del Torino e resterà al Torino. Poi per quanto riguarda il mercato, io sono non d'accordo, d'accordissimo su un'alternativa a Usai sull'out destro, perché abbiamo visto che quando ha accusato un po' di calo, insomma, non era più il giocatore di prima e comunque Sarri lo ha messo in campo lo stesso, anche perché poi Usai sul gomme è uno bravo, forte, Maggio non ti dà più quelle garanzie, quindi ecco perché avevi forse scelto un profilo differente. L'anno scorso mi auspicavo c'erano le possibilità di prendere De Sciglio a 18 milioni, un giocatore giovane, capace di fare tutte e due le fasce, sia la destra che la sinistra, e invece si è preferito andare su altri profili, su un centrale difensivo laddove avevi già Albiol, Koulibaly e Kirikesh, andando a spendere 25 milioni per Maximovic, altri 10 per un altro centrale come Tonelli, giocatori che hanno giocato, lo ricordiamo bene, poco e niente, quindi diciamo che alcune strategie di mercato non le condivido in pieno. Poi sull'auto sinistro c'è Mario Rui, che secondo me a breve tornerà e sarà il titolare del Napoli su quell'auto, perché è un giocatore che io ho avuto modo di vedere, tignoso, bravo sull'uomo, cosa che non ha per esempio Goulam. Ha meno passo di Goulam, però ha un gran bel piede, un piede che io definirei da trequartista, quindi anche quella piccola
lacuna da colmare sull'alto sinistro, secondo me con l'acquisto di Mario Rui, se sta bene fisicamente, è una lacuna che è stata colmata. Secondo me, per essere proprio competitivi ai massimi livelli, un sacrificio, magari un top player a parametro zero, io un sacrificio lo farei per un centrale di centrocampo, prendendo un giocatore di qualità, di esperienza, soprattutto anche di fisicità, perché a metà campo, insomma, di fisicità non ne abbiamo tanto. Jorginho è un giocatore leggero, è uno, tutti definiscono un metronomo, però è un giocatore che in termini di gol non ti dà niente. Nomi, vogliamo Jorginho, io avevo proposto parlando in via amichevole con il vicepresidente Napoli, dissi, io fossi in voi mi butterei, questo però un po' di tempo fa, prima che rinnovasse, su Yaya Touré. Era il profilo, ragazzi, perfetto, gli facevi, lo vendevi a parametro zero, gli facevi un biennale a 7 milioni, sarebbe venuto di corsa, e io non dico che avresti vinto lo scudetto, perché poi, sai, è sempre il campo il giudice supremo, però avresti avuto tantissime possibilità. A quel punto il Napoli, secondo me, sarebbe stato il favorito per la vittoria finale. Dando uno sguardo al mercato delle altre, perché il Milan pare abbia puntato anche Morata, l'Inter qualcosa sicuramente farà, la Roma ha venduto molto ma probabilmente farà qualche ulteriore investimento, qual è davvero, la Juve ha cambiato con da lì davanti e non solo con la cessione poi di Bonucci, qual è la squadra che tu temi maggiormente per il massimo traguardo e il tricolore? Ormai questo è l'obiettivo del Napoli, neanche De Laurentiis si nasconde più. Vabbè, non si nasconde più nessuno, nemmeno Sarri, nemmeno i giocatori, ecco perché tanti rinnovi sono da leggere proprio in questa chiave, ossia nella volontà della squadra di poter raggiungere, nella convinzione di poter raggiungere un risultato importante. E altre, la Juve sarà sempre l'avversario da battere, il Milan dovremo vedere quanto tempo impiegherà Montella per far quadrare il cerchio, perché quando cambi tanti giocatori è sempre difficile, però quando i giocatori sono di valore, di spessore, quando la gente sa stare in campo ti diventa tutto più naturale. Però Montella è un allenatore meticoloso, uno che, tanto per farvi capire, ha uno staff di quasi 15 persone, c'ha un gruppo di lavoro per gli attaccanti, un gruppo di lavoro per i centrocampisti, un gruppo di lavoro per i difensori, uno per i portieri, quindi è uno molto metodico e scrupoloso, per cui maniacale anche, diciamo un po' alla Sarri, per cui penso che un po' di tempo gli servirà per mettere tutti i tasselli al posto giusto. E poi chiaramente, sai, quando perdi 2-3 mesi, recuperare eventualmente un gap di distacco da squadre importanti come Juve e Napoli sarebbe difficile. Io non credo tanto, devo dire la verità, alla Roma. Non ci credo tanto, ha venduto molto, non sappiamo ancora quali strategie sul mercato potrà operare la società giallorossa, per cui per il momento la Roma la metto addirittura in seconda fila, in un'ipotetica griglia di partenza, Napoli e Juve in prima fila con Milan e la Roma in seconda fila. L'Inter dovremo vedere da qui al 31 agosto, insomma, cosa farà. Al momento sono fermi, c'è qualche mal di pancia importante, tipo Perisic, uno dei pochi giocatori che io all'Inter avrei confermato, però è uno di quelli impredicato di partita. Io ringrazierei Antonio Corrado se avete altre curiosità. No, va bene così, grazie, sera. Grazie. Okay, grazie Antonio. Grazie a voi, buon proseguo. Grazie. E allora noi siamo a questo punto, sì, dimmi. Sì. A questo punto so che insomma la scaletta ha delle scadenze programmate con una certa, però tra l'altro uno dei prossimi ospiti che abbiamo in scaletta qui con me, ma abbiamo anche i contributi che ho registrato ieri con alcuni tifosi. Non abbiamo né tempo per l'uno né per l'altro. Benissimo. Andiamo in pubblicità e ci sentiamo con te, spero con l'ospite che io avevo contattato. Ok. E facciamo un giro a tre per le 11:35, 11:36 più o meno, va bene? A dopo. Chiudiamo il collegamento. Allora, come dicevo, non abbiamo tempo neanche per mettere le interviste realizzate con i tifosi, le ascolteremo più tardi. Adesso linea alla regia per la pubblicità degli sponsor. Amore Azzurro, speciale Di Maro. Collegamenti in diretta con tutte le ultime notizie dal ritiro del Napoli, in collaborazione con calcionapoli1926.it. Amore Azzurro è offerto da www.ulifereporter.it. Complesso Mirabilia 2 Village, mirabilia.com. Concessionaria Peugeot, Mida Cars. Poldo, Takeaway Pub. Abbigliamento uomo-donna, Slacks. Laboratorio Creativo, Quarto, Napoli. Carpe Diem Metro Pizza. Autonautica Epomeo, organizzato Renault Dacia. Pizzeria Porzio. Arredamenti in Prota. Ehi,
Ehi, ma come mai scatti tutte queste foto? Semplice, perché ci guadagno. Ci guadagni? E come? Le carico su www.youlifereporter.it e tramite questa piattaforma le vendo ai giornali oppure a chiunque sia interessato. Grandioso! Quasi quasi mi iscrivo subito. Ho tantissime foto, video e audio stupendi. Magari riesco a mettere da parte i soldi per le vacanze. www.youlifereporter.it, la community che ti permette di guadagnare con i tuoi media. Iscriviti, è gratis. Non porre limiti alla fantasia. Chiudi gli occhi e comincia a sognare. Questo è il mondo di Mirabilia, l'universo dove tutto è concesso, tranne annoiarsi. Complesso Mirabilia 2 Village è ristorante, pizzeria, piscina. Ideale per le tue feste private a bordo piscina o al chiuso e party a tema. Potrai assaporare ottima cucina casereccia su prenotazione con menù a prezzo fisso a 15 euro. Mirabilia, a Quarto Napoli, via Lenza Lunga 6A. Per info e prenotazioni 081-806-3502, 338-564-7236, www.mirabilia.com. È in funzione la piscina. Rilassati con un bagno e un drink. Per una serata con i tuoi amici, nulla di meglio di Poldo, Takeaway Pub. Panini di tutti i tipi e per tutti i gusti, con patate chips e stick olandesi fresche. Poldo, anche per la tua bistecca di carne chianina entrecotta italiana e contorni con verdure fresche nostrane. Poldo, panini e saltimbocca per celiaci. Prenota la tua festa privata da noi. Panino, patatine e bibita a 8 euro a persona. Poldo, Takeaway Pub, via delle Pomeo 430. Telefono 081 766 38 46 oppure 081 060 85 32 e in via Giulio Cesare 85. Telefono 081 239 13 67. Aperto tutti i giorni con consegna a domicilio. Telefona, ordina e ritira senza attesa. Poldo Pub. Siamo anche su Facebook. Poldo, take away e pub. Vestire alla moda. Vestire trendy. Slacks. Slacks. Abbigliamento uomo-donna. Slacks. Presso i nostri punti vendita. Saldi con sconti eccezionali fino al 50%. Tutto delle migliori marche. Slacks. Abbigliamento uomo-donna, via Epomeo 182 183 184 Napoli. Telefono 081 728 17 59. Siamo anche su Facebook e Instagram. Slacks, per il tuo vestire alla moda. Sabato sera voglio andare a mangiare una buona pizza. Perché aspettare? Carpe Diem ha delle offerte incredibili. Dal lunedì al mercoledì, stessa qualità a prezzi più bassi. Da Carpe Diem un metro di pizza margherita più 20 pezzi di frittura più una Pepsi da un litro e mezzo a soli 16 euro. Da Carpe Diem trovi anche pizza, frittura, bruschette e dolce senza glutine. E per la tua festa, menù pizza e antipasti mare terra a partire da 12 euro. Carpe Diem Metro Pizza, a Pianura in via Montagna Spaccata 427. Telefono 081 726 0478 ed in via Staffetta 127, Parco del Lago 2, Lago Patria Giuliano. Telefono 081 509 66 54. Consegna a domicilio. Carpe Diem. Cogli l'attimo, quasi dimenticavo, da Carpe Diem, maxi schermo per seguire insieme le partite del Napoli. Dal 1979 abbiamo messo la nostra esperienza al vostro servizio. Autonautica Epomeo, organizzato Renault Dacia. Vendita auto nuove e usate e assistenza con personale qualificato. Autonautica Epomeo è anche noleggio a breve termine di auto Renault e Dacia con tariffe a partire da 21 euro al giorno, minimo una settimana. Visitate il nostro showroom. Autonautica Epomeo. Via Epomeo 261 Napoli. Telefono 081 766 2549. Aggiungi un like alla nostra pagina Facebook. Autonautica Epomeo. Tanti ci hanno già scelto perché teniamo fede ai nostri impegni. Pizze classiche, pizze speciali, eccezionali, uniche, Pizzeria Porzio. Il giusto equilibrio tra la pizza classica napoletana e le sue innovazioni, nei sapori e nelle forme, utilizzando prodotti di prima qualità. Pizzeria Porzio, dove trovi la pizza per tutti, per celiaci, vegani, con farina integrale o multicereali. E tutti i giorni a pranzo trovi anche vari menù con primi e secondi. Pizzeria Porzio, via Cornelia dei Gracchi 27, Soccavo Napoli. Telefono 081 241 2142. Porzio, pizza Ioli, si nasce. Vuoi cambiare il tuo arredamento? Stai per sposarti e vuoi arredare la tua casa con mobili di qualità a prezzi da sogno? Vieni da me, da Arredamenti in Prota. Ti propongo un'offerta sorprendente. Una cucina Berloni completa di elettrodomestici con lavastoviglie e forno a microonde, più camera da letto della Spar con contenitore compreso di materasso ortopedico e due guanciali, parete attrezzata della Spar, più un comodissimo divano in pelle, più un tavolo in vetro allungabile e quattro sedie in ecopelle. Il tutto a soli 7.000
7.950 euro, pagabili fino a 72 mesi. E in omaggio un televisore 40 pollici. Ti aspetto anche solo per un caffè. Arredamenti in Prota. Via Domenico Padula 147, Pianura, Napoli. Telefono 081 588 6008. Arredamentiinprota.it. Seguici anche su Facebook. Arredamenti in Prota. La scelta vincente. State ascoltando? Amore Azzurro, speciale Di Maro. Collegamenti in diretta con tutte le ultime notizie dal ritiro del Napoli. Amore Azzurro è offerto da www.ulifereporter.it. Complesso Mirabilia 2 Village, mirabilia.com. Concessionaria Peugeot, Mida Cars. Poldo, Takeaway Pub. Abbigliamento uomo-donna, Slax. Laboratorio Creativo, Quarto, Napoli. Carpe Diem Metro Pizza. Autonautica Epomeo, organizzato Renault Dacia. Pizzeria Porzio. Arredamenti in Prota. Conduce in studio Lello Delgro. Inviato a Di Maro, Claudio Zelli. In collaborazione con calcionapoli1926.it. E allora, rieccoci di nuovo in studio per continuare questa nostra puntata del mattino dello speciale Di Maro di Amore Azzurro. Mentre dalla regia chiamano di nuovo Claudio Zelli su a Di Maro, io vi leggo quello che è il comunicato ufficiale dell'Osasunia, che svela i dettagli dell'operazione che porta Berenguer a Torino. L'accordo è stato possibile dopo che il canterano ha rinunciato al 15% che gli spettava. Il calciatore questa mattina dirà addio alle 11.30 in una conferenza stampa all'Osasuna e ha raggiunto l'accordo con il Torino Football per il trasferimento di Alex Berenguer, che ha chiuso sulla base dei 5,5 milioni di euro più un milione di bonus a seconda dei risultati della squadra italiana nella stagione 2017-2018. Inoltre i piemontesi hanno accettato di includere una clausola secondo la quale, se il canterano si trasferirà in futuro all'Athletic Club, il club atletico Osasunio percepirà altre 1,5 milioni. Il club vuole ringraziare, insomma, praticamente per 5,5 milioni è stato venduto più un milione di bonus al Torino. Boh, insomma, resterà un mistero questa situazione, però probabilmente è vero il fatto che siccome c'è un Giaccherini che è difficile piazzarlo visto il suo ingaggio, probabilmente è questa la ragione. Vediamo che cosa ne pensano su a Di Maro con Claudio Zelli, che è già con un ospite, immagino. Sì, sono con Francesco Molano, Teleclub Italia, anche lui sempre live qui da Di Maro ogni giorno dalle 15. Claudio, devi alzare, per cortesia, metti bene il microfono. Diretto, sì, filo diretto con i tifosi, spero che adesso mi sentite abbastanza bene. E tra l'altro, Francesco, nel mercato le sorprese sono dietro l'angolo. Stamattina abbiamo iniziato la diretta pensando che Berenguer fosse ormai del Napoli, come aveva anticipato ieri De Laurentiis e come del resto si donavano gran parte anche dei quotidiani questa mattina in edicola. Poi abbiamo scoperto in diretta che andrà al Torino. Cairo ha scoppiato l'esterno spagnolo al Napoli, o meno che poi il Napoli non l'abbia poi lasciato andare altrove. Che idea ti sei fatto? Io vorrei sempre che qualcuno ci spiegasse queste cose, caro Claudio. Intanto saluto tutti, anche i radioascoltatori e lo studio. Io ripeto, vorrei che qualcuno ce le spiegasse, ma senza polemiche, perché insomma, cioè, ragazzi, noi facciamo i giornalisti, quindi non è che possiamo guardare le cose come se fossimo tifosi di un'altra squadra. Io sono tifoso del Napoli e me ne vanto, però sono anche un giornalista. Queste cose io mi devo fare delle domande. Che è successo? Allora, come diceva Claudio, è stato lasciato? È stato perché c'è Giaccherini? Non si riusciva a concludere con l'Osasuna perché voleva la clausola, il Napoli ha pensato che non era un giocatore troppo importante per questo Napoli? Allora sì, però qualcuno ce lo venisse a dire, cioè, non lo so chi deve rispondere, Giuntoli, deve rispondere il Napoli con un comunicato stampa, oppure il Torino ha fatto la beffa come fu proprio per Giaccherini l'anno scorso, oppure la seconda beffa io la chiamo Zapata, perché secondo me il Napoli sta tirando la corda con Zapata, e quindi ci potrebbe essere che il Torino ha detto vabbè, ci infiliamo noi in questa trattativa, se lo volete ce lo date, possiamo farne uno scambio. Non credo succederà, perché a questo punto il Napoli andrà in rottura e forse fa anche bene. Io Zapata non lo darei più al Torino, assolutamente. Mi dispiace per il calciatore che spinge per andare via, ma credo si possa trovare qualche altra soluzione. È possibile che il Napoli abbia invece trovato delle difficoltà nel sistemare altrove Giaccherini, o che abbia addirittura fatto delle valutazioni numeriche lì davanti, avendo già preso un asse, avendo già tanti trequartisti, tanti esterni offensivi?
Sì, Claudio, però ripeto, cioè il Napoli non è che ha fatto 100 acquisti, ma ripeto, anche qui non è una critica, il Napoli non ha fatto 100 acquisti, ne ha fatti due, perché uno sarà forse, il terzo sarà Karnetis, ha fatto Mario Rui, ha fatto Onas, che per fortuna mi sembra già un giocatore che si può integrare velocemente e che Sarri lo ha subito messo in campo, è vero, sono solo delle amichevoli, però il Napoli non è che ha comprato 10 giocatori, non ne ha bisogno perché la rosa è completa e non ce ne abbiamo bisogno, però ragazzi, il Napoli doveva prendere questi tre, Onas, Berenguer e c'era il terzino che doveva essere, bisognava capire chi poteva essere, è stato scelto Mario Rui, il portiere si sta scegliendo perché ho sentito anche nelle ultime ore la possibilità che Sepe possa andare lui via e quindi dovrebbe rimanere Rafael, mi fa... però ripeto, non abbiamo risposta, questo a me dà un po' fastidio. Io direi a questo punto, se voi, non so se avete qualche curiosità da studio per Francesco, innanzitutto. No, continua, vai tranquillo. Ah, più che altro io, a proposito di mercato, allargando anche un po' gli orizzonti alle altre squadre, la Roma ha venduto tantissimo, la Juventus anche in una fase di grande cambiamento, è vero che è arrivato Douglas Costa, potrebbe ormai quasi certo l'arrivo di Bernardeschi, ha ceduto però Bonucci, il Milan pare abbia addirittura puntato Morata dopo il difensore della Juventus, dobbiamo stare attenti anche in ottica scudetto non solo alla Juve ma soprattutto anche al Milan secondo te, oppure l'arrivare per il massimo traguardo resta soltanto alla Juve? Il campionato si arricchisce, ieri De Laurentiis pare che abbia detto questa cosa insomma sulla questione del Milan, che va bene che ci siano tanti calciatori, lui dice giustamente scendiamo con le squadre addirittura a 16 e mi accontenterei di 18. Io penso che se ci siano tutte queste squadre che stanno lavorando e che sarà un campionato vivo, mi fa solo piacere. Poi se vuoi sentirmi dire che la Roma e la Juventus sono un po' scese nelle loro idee perché hanno ceduto, la Roma sicuramente, la Juve io non ci credo che la Juve sia tolto qualcuno, però ragazzi ne ha messi anche di altri in campo, quindi non, la Juve non è che cambia molto. Il Milan è una squadra con tanti campioni, però devono trovare la cosiddetta mandorla, cioè se non la trovano io credo che è difficile che poi possano puntare. Chiaro, quattro posti in Champions fanno gola, il Milan l'ha capito, cosa che per ora forse non ha fatto ancora l'Inter, perché il Milan ha capito che basta arrivare quarto e si va di nuovo in Champions e quindi va bene così. Allora tutte queste cose poi portano a un campionato però vivo, e quella è la mia speranza. Uno sguardo alla linea difensiva per chiudere, perché il Napoli ora anche Mario Rui a sinistra, al centro è abbastanza coperto tra Chiriche e Maximovic oltre ai due titolari, poco meno secondo me a destra dove c'è Yusai e Magione che non è più giovanissimo, tra l'altro non sono i cross della sua abilità perché è un calciatore, lo sappiamo, molto più adatto a un modulo mazzarriano come il 3-5-2, sarebbe il caso di fare un investimento anche lì a destra con un esterno basso secondo te? Ma vedi, è una cosa che diciamo da tempo, io sognavo un giocatore che potesse giocare sinistra-destra, no? In modo da mantenere anche Maggio, perché si è capito che il Napoli manterrà Maggio, però un sinistro-destro che possa essere usato alla bisogna, anche perché sappiamo che poi Sarri, Ulam, Isai hanno fatto tante partite, quindi sono loro i titolari. È chiaro che adesso con Mario Rui c'è la possibilità che diventi un dualismo vero, qualcosa bisogna apprenderlo secondo me. Di là si era pensato anche a un Berenguer diciamo arretrato, anche se io non ci credevo anche su questa cosa, adesso nulla, non lo so, io credo che il Napoli prenda assolutamente forse un altro calciatore però giovane, vediamo se punterà qualche altra cosa in azione, vediamo un po'. Bene, io saluterei Francesco. No, voglio chiedere io una cosa a Francesco, perché vai. Leggevo proprio adesso che la Gazzetta dello Sport titola addirittura un altro grande acquisto da parte del Milan, molto probabilmente cosa fatta, di Morata al Milan per altri 70 milioni con un ingaggio vicino ai 10 milioni netti all'anno. Ora io quello che ti voglio chiedere, Francesco, è questo: il Milan, non ho sentito il nome, chi è? Morata, sì. No, io quello che voglio chiederti è questo: il Milan ha chiuso gli ultimi due anni con un passivo che è superiore ai 200 milioni di euro. Ora,
c'è un fair play finanziario da rispettare. Col fatto che ci sia adesso una nuova società, questo fair play finanziario viene aggirato e la UEFA permette al Milan, che quest'anno è fuori da tutte le dalle competizioni, insomma, cioè solo perché è in Europa, e voglio dire, permette al Milan di poter così spendere e espandere. Però c'è la possibilità che tra un paio d'anni questa società vada a finire a gamba all'aria. Cioè, che senso ha mettere un fair play finanziario per poi dare una possibilità di questo tipo? Qui stiamo parlando di una società che sta spendendo oltre 300 milioni di euro. Sì, aggiungo prima di far rispondere Francesco che il fair play finanziario poi tra l'altro facilmente ha girato con delle norme come ad esempio l'Inter, che ha intestato al gruppo cinese la pinetina, insomma, ha intitolato operazioni di sponsoring varie e possibili in qualche modo aggirare la norma, oppure posticiparla negli anni come ad esempio sta facendo la Roma riducendo il debito. Però in ogni caso anche io sono d'accordo con te, prima di far rispondere Francesco, francamente rasenta e ridicola questa politica. È ridicola, non rasenta, Claudio. Il problema è che ci sono troppe scamotage, ne hai spiegato uno tu, lo ha spiegato Bellinazzo e lo dicevamo prima. Il discorso è che la UEFA in questo momento non controllerebbe il Milan, che è fuori dall'Europa, adesso ci rientra, non controllerebbe perché è arrivata una nuova proprietà e quindi è come se gli desse un tempo per mettersi a posto. Allo stesso tempo, scusate il gioco di parole, si vede che il Milan ha capito, perché ha capito, ha detto o spendiamo quest'anno o è la fine, quindi spendono quest'anno per, come vi dicevo io, per provare ad arrivare almeno quarti e quindi ritornare in Champions. Ragazzi, io lo dico sempre, la Roma ha avuto un assegno firmato Infantino che gli ha salvato Pip, perché se no oggi la Roma rischiava di doversi vendere, io l'ho detto scherzando, anche la signora Ilari Blasi, perché se no non sapeva dove doveva prendere i soldi. E allora quell'assegno con la firma Infantino è servito a non fallire, anche se queste squadre poi non si sa perché non falliscono mai. Il Milan sta facendo la stessa operazione, ha speso tanto, sa che può rientrare così in Champions, perché in Italia, ragazzi, Napoli, Juve, Roma, poi il vuoto, e allora ecco che al quarto posto ti si infila, e quindi vediamo che succede. Intanto vabbè, e niente, comunque, quindi questo è, io mi arrabbio, sai dove? Sul fatto che il Napoli alle volte non pensa di fare anche 5 milioni di debito tra virgolette di rosso, vero. Per tentare di acquistare un calciatore in più. Non sì. succede niente se un anno si va a 5-6 milioni sotto. No. Nulla. Francesco, succede. Non si dividono utili. Mi spiace. Ho capito, però Claudio, io ragazzi, no, vi giuro, cioè il Napoli deve anche puntare poi in alto. Se vuole diventare grande, lo si diventa anche così. Perché Fassone è stato da noi e non ha fatto praticamente nulla? Adesso Fassone sembra il manager più importante del mondo. Cioè ragazzi, diciamocelo. Allora io dico, è il momento in cui bisogna fare delle cose, delle scelte, perché poi arrivano i cinesi e ti fregano. Vero. Bello, sì, io direi a questo punto che di liberare Francesco. Sì, grazie a Francesco. Grazie a Francesco, ci aggiorniamo nei prossimi giorni, ogni giorno ovviamente in diretta live delle Club Italia, canale 98 del Digitale Terrestre, qui da Di Maro, ma non solo, poi con Club Napoli All News, ormai un appuntamento quotidiano da anni per il Napoli. Sì, come tutti i pomeriggi alle 15.30 in diretta, rigorosamente, dal campo di Carciato, oppure in giro per Di Maro, e Teleclub Italia quest'anno ha raddoppiato con un'altra produzione esterna che però va in onda sulla nostra emittente dalle 21 alle 22.30 con gli amici del Napoli Club Bologna, dirette live, siamo sempre, come si suol dire, la nostra televisione, sempre sul pezzo. Okay. Grazie Francesco. Grazie a voi ragazzi. Ciao Francesco. Allora, io a questo punto direi di non so come siamo messi con i tempi, però vai, abbiamo ancora 10 minuti. Allora, come abbiamo registrato le interviste ieri con i tanti tifosi che erano qui a Di Maro, io direi innanzitutto di ascoltare quanto hanno dichiarato ai nostri microfoni alcuni dei tanti, erano 5.000 i tifosi presenti qui a Di Maro sulla giornata, la domenica azzurra, c'è azzurra nel verde però della Val di Sole, quindi direi di ascoltare quello che hanno detto i nostri tifosi e i nostri microfoni. Va bene, andiamo.
Paolo da Caserta, tantissima gente oggi a Di Maro, forse mai tanto un pubblico così nutrito in questi primi 7 anni del Napoli qui in Val di Sole. Che giornata è stata? È stata una bella giornata, c'era effettivamente molto pubblico. Noi il primo anno che veniamo, io e mio figlio, ci hanno detto che effettivamente non c'è mai stata tanta gente come quest'anno. È stata una bella giornata, il presidente De Laurentiis stamattina ci ha invaso la tribuna, ha firmato autografi, abbiamo fatto delle domande, insomma è stata una bella giornata serena con tanti napoletani e basta, bella. È un Napoli già competitivo così per lo scudetto oppure serve ancora altro? Io penso che Napoli sia già competitivo, però secondo me occorrerebbe un esterno a destra in sostituzione di Maggio, che effettivamente insomma con l'avanzare degli anni oggi non è più competitivo a certi livelli, però per il resto io penso che la squadra sia basata bene. Ieri sera a Trento è stata una bella partita, soprattutto è un Napoli che crede in se stesso e si vede anche negli allenamenti e nelle partite così di allenamento. È un Napoli che gioca sempre allo stesso modo e quindi vuol dire che è un Napoli forte che crede in se stesso. Affluenza record oggi a Di Maro, segno inequivocabile che il popolo azzurro crede davvero nello scudetto. Sì, quest'anno potrebbe essere forse l'anno buono, almeno speriamo, facendo gli scongiuri, tutti i segnali portano a quello, diciamo, a credere nell'impresa. È un Napoli già competitivo così o serve altro ancora? Ma forse qualche altra magari riserva, penso in attacco magari, forse si parla di Berenguer o comunque di qualche altro giocatore sulle fasce in attacco. Per il resto comunque la squadra sembra già forte, il girone di ritorno è stato da record l'anno scorso e speriamo che possa bastare anche questo. Cosa in più e cosa eventualmente in meno il Napoli rispetto alla Juventus? In meno forse la cattiveria agonistica in tutte le partite, per esempio partite come il Chievo la Juve le divora. Cosa in più? Forse la fame magari di poter fare la storia, comunque la grande impresa, forse questo. Mai tanta gente come oggi a Di Maro in 7 anni, segno che i tifosi, e penso anche voi, credono davvero allo scudetto? Beh, vabbè, noi anche per passione siamo qui, non solo per credere allo scudetto. Ovviamente è una cosa che ambiamo da tifosi, che si possa ambire, cioè, al grande traguardo che oramai attendiamo da tanti anni. È un Napoli già competitivo per il massimo traguardo che oggi anche De Laurentiis si non ha nascosto, e questo è il vero obiettivo del Napoli o serve ancora altro? Bah, io penso che già siamo competitivi per qualche innesto in più di spessore che ci possa dare una mano per durante il tragitto del campionato e non solo. E allora, rieccoci di nuovo in studio, abbiamo ascoltato anche le interviste ai tifosi, insomma, mentre leggevo adesso una notizia sul sito che è il nostro partner in questo programma, cioè calcionapoli1926.it, leggevo delle dichiarazioni di Francesco Montervino che ha rilasciato ad alcune televisioni, loro le riportano, ho parlato con AMSIC, mi ha detto che dopo 9 giorni si stanno accusando i carichi di lavoro, chiaramente sono carichi pesanti per questa preparazione, diciamo così, accelerata, visto che ci sta questo preliminare di Champions League. Claudio? Sì, sì, intanto la seduta di allenamento è terminata già da qualche minuto, anzi anche di più qui a Di Maro. Io però sono in compagnia di Fabio Cannavo, Calcio Napoli 24, come ogni anno qui a Di Maro, ormai la seconda residenza là qui in Val di Sole, però già di questo e scherzi a parte, Fabio, la notizia del giorno è il fatto che Berenguer, a sorpresa, nonostante ormai oggi la maggior parte dei quotidiani davano per fatto l'arrivo dell'esterno spagnolo qui a Di Maro, del resto lo stesso De Laurentiis ieri, pur usando il condizionale, aveva fatto capire che il Napoli era vicinissimo all'esterno iberico, invece va al Torino che soffia al Napoli questo calciatore, oppure è possibile che il Napoli abbia fatto una valutazione diversa, avendo già un as lì davanti, tra i trequartisti, e avendo probabilmente qualche difficoltà a trovare una sistemazione a Giaccherini, che non ha un ingaggio molto basso, mentre l'anno scorso era ambito da club
di prima fascia quest'anno probabilmente non ha le stesse richieste, quindi il Napoli ha fatto una valutazione diversa. È possibile anche questa ipotesi, Fabio? Allora, buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Amore. Va detto, Claudio, che in realtà il motivo reale per cui Berenguer è andato al Toro e non al Napoli è che ha rinunciato al 15% sulla cessione, quindi del suo cartellino, vale a dire ad 825.000 euro, per cui premeva, pur di lasciare l'Osasuna che ricordiamo è sceso in seconda divisione. Il Napoli ha rallentato perché sperava di cedere prima Giaccherini per poi sferrare il colpo decisivo per Berenguer. La dirigenza azzurra si augurava di essere forse l'unica squadra sul calciatore, anche perché l'unica ad aver fatto un'offerta importante allo Osasuna. Invece poi il Torino è intervenuto in maniera più decisa, si è chiarita questa situazione riguardo la percentuale per il calciatore, che non vedeva l'ora di andare via, e quindi ecco il gioco è fatto, e quindi il Napoli è stato letteralmente beffato, e bisognerà adesso, Claudio, cercare il profilo giusto per rinforzare gli esterni d'attacco del Napoli. Appunto, questo insomma era la seconda curiosità. Tu pensi che il Napoli insisterà in quel settore di campo o possa virare altrove facendo un acquisto, magari un esterno basso, anche perché Maggio non è più giovanissimo a destra? Il Napoli ha trovato una soluzione a sinistra con Rui, è molto coperto al centro con i tanti centrali che ha a disposizione, già Maximovic trova pochissimo spazio, però a destra Maggio non è giovanissimo, tra l'altro è un esterno molto abile nei tagli, in un 3-5-2, meno nei cross. È possibile che il Napoli faccia una valutazione diversa? Ma io credo che il Napoli continuerà a provare per un esterno d'attacco, anche perché Insigne, è vero che c'è Mertens che può comunque svolgere il ruolo di esterno a sinistra, un po' come lo fa Lorenzo, però ormai Mertens è un nuovo a tutti gli effetti, e credo che spostarlo dal centro dell'attacco per rimetterlo sulla sinistra credo che sia una soluzione abbastanza remota. La vedremo sicuramente quest'anno, ma il Napoli comunque sta cercando un giovane calciatore che può crescere alle spalle di Lorenzo Insigne. Ecco, Berenguer era per questo che era il profilo ideale per gli azzurri, e quindi credo che il Napoli continuerà a cercare un esterno destro che possa giocare però sulla fascia sinistra. Studio, se avete una curiosità per Fabio. Sì, una curiosità, vorrei sapere da lui cosa ne pensa insomma delle altre squadre, che pare che nessuna di loro si sia rinforzata. Se vogliamo, la Juve perde, tra l'altro noi dimentichiamo che Dani Alves, che insomma ha giocato solo un anno nella Juve, ma quest'anno ha tolto le castagne dal fuoco, come si suol dire, alla Juve in parecchie occasioni, ha segnato dei gol importantissimi nel corso della stagione, quindi ha perso Dani Alves e Bonucci lì dietro. Insomma, c'è questa Roma che ha perso tanti titolari, c'è un nuovo allenatore, onestamente, con tutto il rispetto, io non credo che sia all'altezza di una piazza come quella romana, insomma, a livello di allenatore. Poi Fiorentina, disarmo totale. Il Milan sta facendo acquisti a più non posso, perché tra due anni probabilmente scapperanno tutti via. L'Inter ancora non ha cominciato il mercato. Mi spieghi chi secondo te può essere la vera rivale del Napoli? Fabio, credo che innanzitutto la Juventus sia sempre la favorita allo scudetto. Io mi sento di dire così perché, nonostante gli addii di Bonucci e Dani Alves, il calciomercato non è ancora finito, e la Juventus ha una potenza economica tale da poter veramente potersi avvicinare a qualsiasi tipo di calciatore, per cui credo che verrà sicuramente rimpiazzato il leader della difesa, che è Bonucci. Poi ha preso Douglas Costa, che darà una grossissima mano all'attacco, e non solo, darà un'alternativa tattica anche ad Allegri con il 4-3-3, visto che l'anno scorso c'era un buco lì sulla fascia sinistra. E poi c'è, sì, sono d'accordo sulla Roma, non credo che quest'anno con Di Francesco possa tornare a lottare per lo scudetto, però a me fa un po' più che il Milan, fa paura l'Inter con Luciano Spalletti, perché dopo tanti anni di incognite, da De Boer a Mazzarri, magari anche a Roberto Mancini, che veniva da esperienze estere con Zeni, col Galatasaray e con altre squadre, io credo che Spalletti potrà ridare il giusto senso a questo organico, che è di certo di ottimo livello. Io quindi, se potessi e se dovessi fare una griglia di partenza, al momento, anche se è molto presto, perché il calciomercato durerà ancora un mese ed è molto lungo, io dico Juventus, Napoli ed Inter. Bene, ringrazio Fabio Cannavo, calcionapoli24.it, che magari sentiremo nei prossimi giorni. Grazie Fabio. Molto volentieri, un saluto a Lello, un saluto a te Claudio. Grazie. Ciao, altrettanto. Ciao. E allora, Claudio, se non hai più nessuno nei paraggi, io direi di... No, io direi di... Sì, direi, anche perché insomma si è fatto una certa ora. Tra l'altro io stamattina ho fatto una sveglia abbastanza presto per andare a correre, no, scherzi a parte...
diamo insomma gli appuntamenti della giornata, perché doppia seduta oggi per gli azzurri, che domani tra l'altro ritorneranno a Trento per affrontare il Carpi. Appuntamento previsto verso le 17.30, 17.45 qui come sempre al campo di Carciato. Ora sono in corso insomma la rito degli autografi con due calciatori che arriveranno per firmare insomma i tanti autografi. Tra l'altro, pur essendo un giorno feriale, io pensavo francamente ci potesse essere una presenza ridotta di tifosi qui a Di Maro, ma non è affatto così, perché c'è una presenza invece molto, ma molto cospicua qui di rappresentanza del tifo azzurro, presumo non solo proveniente dalla Campania ma da tutta Italia, in particolar modo dai tanti tifosi azzurri che vivono al nord Italia. Allora, ti prego quest'oggi di mantenere ottimizzare l'audio. No, di questa soluzione dell'audio, perché in questo momento è perfetto. Sì, ho pensato di aver trovato la soluzione ideale. Perfetto, allora ci risentiamo oggi alle 18. Ok, ad oggi pomeriggio, buona giornata. Ciao, chiudiamo il collegamento con Claudio Zelli, la sua Di Mario. Allora, prima di salutarvi e ricordarvi, come ho fatto poco fa con lui, l'appuntamento per la seconda parte del nostro programma, quella pomeridiana alle 18, voglio salutare e ringraziare i nostri sponsor, coloro che ci stanno dando una mano a realizzare questo programma: Riccardo Orizzonte per New Life Reporter, Maddalena Originale e tutta la famiglia Originale per Mirabilia 2 Village, i fratelli Di Letto per la concessionaria Peugeot Mida Cars, Massimo Di Martino e tutto lo staff di Poldo Pub Takeaway, Lello Vestuto per Slacks abbigliamento uomo-donna, Dario Paone Laboratorio Creativo, Vincenzo Longo e tutto lo staff della pizzeria Carpe Diem, Gianni Vivenzio Autonautica Epomeo, Enrico Porzio tutto lo staff della pizzeria Porzio e Gennaro Improda per Arredamenti Improda. Grazie a tutti quanti voi, grazie a voi che ci avete ascoltato. Vi ricordo ancora una volta l'appuntamento di oggi alle 18 per la seconda parte del nostro speciale Di Maro di Amore Azzurro. Amore Azzurro, speciale Di Maro. Collegamenti in diretta con tutte le ultime notizie dal ritiro del Napoli, in collaborazione con Calcio Napoli 1926.it. Amore Azzurro è stato offerto da www.ulifereporter.it. Complesso Mirabilia 2 Village, mirabilia.com. Concessionaria Peugeot Mida Cars. Poldo Takeaway Pub. Abbigliamento uomo-donna Slacks. Laboratorio Creativo, quarto Napoli. Carpe Diem Metro Pizza. Autonautica Epomeo, organizzato Renault Dacia. Pizzeria Porzio. Arredamenti in Prota. Ehi, ma come mai scatti tutte queste foto? Semplice, perché ci guadagno. Ci guadagni? E come? Le carico su www.ulifereporter.it e tramite questa piattaforma le vendo ai giornali oppure a chiunque sia interessato. Grandioso! Quasi quasi mi iscrivo subito. Ho tantissime foto, video e audio stupendi. Magari riesco a mettere da parte i soldi per le vacanze. www.ulifereporter.it, la community che ti permette di guadagnare con i tuoi media. Iscriviti, è gratis. Non porre limiti alla fantasia. Chiudi gli occhi e comincia a sognare. Questo è il mondo di Mirabilia, l'universo dove tutto è concesso, tranne annoiarsi. Complesso Mirabilia 2 Village è ristorante, pizzeria, piscina. Ideale per le tue feste private a bordo piscina o al chiuso e party a tema. Potrai assaporare ottima cucina casereccia su prenotazione con menù a prezzo fisso a 15 euro. Mirabilia, a Quarto Napoli, via Lenza Lunga 6A. Per info e prenotazioni 081 806 3502 338 564 7236 www.mirabilia.com. È in funzione la piscina. Rilassati con un bagno e un drink. Per una serata con i tuoi amici, nulla di meglio di Poldo Takeaway Pub. Panini di tutti i tipi e per tutti i gusti, con patate chips e stick olandesi fresche. Poldo, anche per la tua bistecca di carne chianina entrecotta italiana e contorni con verdure fresche nostrane. Poldo, panini e saltimbocca per celiaci. Prenota la tua festa privata da noi. Panino, patatine e bibita a 8 euro a persona. Poldo Takeaway Pub, via delle Pomeo 430, telefono 081 766 38 46 oppure 081 060 85 32 e in via Giulio Cesare 85, telefono 081 239 13 67.
aperto tutti i giorni con consegna a domicilio. Telefona, ordina e ritira senza attesa. Poldo Pub, siamo anche su Facebook. Poldo, take away il pub! Vestire alla moda, vestire trendy, Slacks. Slacks. Abbigliamento uomo-donna, Slacks. Presso i nostri punti vendita, saldi con sconti eccezionali fino al 50%. Tutto delle migliori marche. Slacks, abbigliamento uomo-donna, via Epomeo 182 183 184 Napoli, telefono 081 728 17 59. Siamo anche su Facebook e Instagram. Slacks, per il tuo vestire alla moda. Sabato sera voglio andare a mangiare una buona pizza. Perché aspettare? Carpe Diem ha delle offerte incredibili. Dal lunedì al mercoledì, stessa qualità a prezzi più bassi. Da Carpe Diem, un metro di pizza margherita più 20 pezzi di frittura più una Pepsi da un litro e mezzo a soli 16 euro. Da Carpe Diem trovi anche pizza, frittura, bruschette e dolce senza glutine. E per la tua festa, menù pizza e antipasti mare terra a partire da 12 euro. Carpe Diem Metro Pizza, a Pianura in via Montagna Spaccata 427, telefono 081 726 0478 ed in via Staffetta 127, Parco del Lago 2, Lago Patria Giuliano, telefono 081 509 66 54, consegna a domicilio. Carpe Diem, cogli l'attimo, quasi dimenticavo, da Carpe Diem, maxi schermo per seguire insieme le partite del Napoli. Dal 1979 abbiamo messo la nostra esperienza al vostro servizio. Autonautica Epomeo, organizzato Renault Dacia. Vendita auto nuove e usate e assistenza con personale qualificato. Autonautica Epomeo è anche noleggio a breve termine di auto Renault e Dacia con tariffe a partire da 21 euro al giorno, minimo una settimana. Visitate il nostro showroom. Autonautica Epomeo, via Epomeo 261 Napoli. Telefono 081 766 25 49. Aggiungi un like alla nostra pagina Facebook. Autonautica Epomeo, tanti ci hanno già scelto perché teniamo fede ai nostri impegni. Pizze classiche, pizze speciali, eccezionali, uniche. Pizzeria Porzio. Il giusto equilibrio tra la pizza classica napoletana e le sue innovazioni, nei sapori e nelle forme, utilizzando prodotti di prima qualità. Pizzeria Porzio, dove trovi la pizza per tutti, per celiaci, vegani, con farina integrale o multicereali. E tutti i giorni a pranzo trovi anche vari menù con primi e secondi. Pizzeria Porzio, via Cornelia dei Gracchi 27, Soccavo Napoli. Telefono 081 241 21 42. Porzio, pizza Ioli, si nasce. Vuoi cambiare il tuo arredamento? Stai per sposarti e vuoi arredare la tua casa con mobili di qualità a prezzi da sogno? Vieni da me, da Arredamenti in Prota. Ti propongo un'offerta sorprendente. Una cucina Berloni completa di elettrodomestici con lavastoviglie e forno a microonde, più camera da letto della Spar con contenitore compreso di materasso ortopedico e due guanciali, parete attrezzata della Spar, più un comodissimo divano in pelle, più un tavolo in vetro allungabile e quattro sedie in ecopelle. Il tutto a soli 7.950 euro, pagabili fino a 72 mesi. E in omaggio un televisore 40 pollici. Ti aspetto anche solo per un caffè. Arredamenti in Prota, via Domenico Padula 147, Pianura, Napoli. Telefono 081 588 6008. Arredamentiinprota.it. Seguici anche su Facebook. Arredamenti in Prota, la scelta vincente.